Salve, sono qui per parlare di Romantico in giallo. Romantico in giallo è il mio romanzo d'esordio. È la prima volta che mi cimento con la scrittura per un romanzo, perché in realtà io mi occupo normalmente di sceneggiatura, di regia. E infatti anche questo all'inizio doveva essere un film. Poi però ho pensato che per alcune cose è molto meglio se uno spettatore, o in questo caso il lettore, possa immaginare i personaggi e soprattutto possa entrare nei loro pensieri insieme a loro, piuttosto che vedere delle azioni su uno schermo. Voglio raccontarvi un pochino di cosa parla. Per farlo, visto che è un romanzo pieno di citazioni cinematografiche, perché il cinema rimane comunque la mia prima attività e la mia prima passione, mi aiuterò con delle forti immagini cinematografiche. Romantico in giallo è diviso in due storie. Da un lato c'è Han Solo, che è lo pseudonimo di Arrigo Solo, che è un investigatore con dei vuoti di memoria. Nel tratteggiare questo personaggio mi sono chiaramente ispirato a quello che è uno dei miei attori preferiti, e non a caso lui si fa chiamare Han Solo, perché Han Solo richiama chiaramente al personaggio di Han Solo della trilogia originale di Guerre Stellari, interpretato da Harrison Ford. E per questo, quando pensate ad Han Solo, vorrei che voi lo immaginaste, magari con le fattezze di Harrison Ford, ma non con il look che lui ha in Guerre Stellari, ma con quello che ha in Blade Runner. Quindi immaginate questo investigatore che va in giro con un trench spiegazzato, proprio come Ford nel personaggio di Rick Deckard in Blade Runner, con i capelli un po' tagliati un po' a caso, no? Un po' che vanno in tutte le direzioni. Questo investigatore viene chiamato da un ex principe del foro, il dottor Guarino, ad indagare sulla scomparsa di suo nipote. E anche per il personaggio di Guarino io ho immaginato un grande attore cinematografico del passato, un attore inglese in questo caso, Peter Cushing. Peter Cushing era un attore che si occupava principalmente di film horror e questo, La maschera di Frankenstein, è stato il primo film che ha fatto da protagonista e che gli ha dato il successo. Quindi immaginate Guarino, l'uomo che chiama il nostro Han Solo, come un anziano, però ancora molto attivo, con il viso molto scarno, come era quello di questo attore, e tanti capelli bianchi molto sottili, divisi in ciuffi. Han Solo si deve quindi occupare di trovare la nipote Irene di Domenico Guarino. E questa è una storia. Parallelamente, a Roma, mentre la storia di Solo si ambienta a Napoli, l'altra storia si ambienta a Roma, parallelamente a Roma abbiamo la storia di Valentina. Chi è Valentina? Valentina è una ragazza che si è trasferita a Roma, viene da un'altra città, non sappiamo quale, e si è trasferita per ricominciare la sua vita da capo, sta fuggendo da un passato che non le piace ricordare, ma che di notte la tormenta in alcuni incubi, e chiaramente non vi svelerò nulla sul suo passato, perché comunque, come dice stesso il titolo Romantico in giallo, siamo in qualche modo davanti a un thriller, a un noir, a un giallo. E per scappare da questo passato decide di ripartire da un'altra città, un nuovo lavoro, nuove amicizie. Valentina mi piacerebbe immaginarla con il viso molto dolce e rassicurante di Meg Ryan. Questo è Harry ti presento Sally, uno dei suoi film più famosi, forse il più famoso. E, perché Meg Ryan secondo me ha in sé le caratteristiche del personaggio di Valentina, cioè un viso molto dolce, ma anche una certa forza di carattere, qualora la situazione lo richieda. Mentre Valentina cerca di farsi una nuova vita, incontra a un certo punto Alessandro, che sembra l'uomo dei suoi sogni, ma che in realtà anche lui nasconde qualche pecca, dei lati oscuri, con i quali Valentina dovrà fare i conti, oltre che fare i conti col suo passato. Per la figura di Alessandro io immaginerei un attore che a prima vista può sembrare rassicurante e affascinante, ma che appunto, come il mio personaggio, nasconde dei lati oscuri. E quindi immaginavo Kiefer Sutherland, l'eroe di 24, perché anche lui, no? Ha una figura un po' che ci rassicura da bravo ragazzo, ma che può nascondere, soprattutto attraverso lo sguardo, può far credere di nascondere dei lati oscuri. Adesso queste due storie, quella di Arrigo Solo, l'investigatore con vuoti di memoria, già questa è una cosa un po' paradossale, e quella di Valentina, in qualche modo a un certo punto si incroceranno. Ed è qui che secondo me il mio libro diventa un po' particolare, perché Romantico in giallo è sì un giallo, ma è anche
tante altre cose, perché a me piace mescolare i generi, sia quando si tratta di cinema e in questo caso anche per il mio primo romanzo. E queste storie si incontreranno in maniera imprevedibile, una maniera che chiaramente non svelo. E anche questa maniera imprevedibile mi hanno fatto arrivare alla conclusione di fare di questa storia un romanzo piuttosto che un film, perché ci sono tante cose che magari in un film non si riescono a spiegare bene, perché visivamente possono essere complicate da essere raccontate. Si rischia di farle diventare o troppo banali o troppo difficili da comprendere. Invece un romanzo, secondo me, ci può dare sempre la giusta prospettiva, perché l'immaginazione del lettore colmerà quel vuoto per arrivare a far capire quello che lo scrittore voleva far capire. E quindi non è solo un giallo, è anche in qualche modo una storia d'amore, lo dice stesso il titolo, romantico in giallo, perché in qualche modo Valentina di questo Alessandro si innamorerà. E anche perché le due storie, che arriveranno per forza di cose a convergere, in qualche modo sono legate da un tema comune che è quello dell'amore. Per me è stata un'esperienza particolare quella di dovermi approcciare alla scrittura per un romanzo, perché chiaramente bisogna essere molto più chiari nello scrivere, perché si sa che non si trasformerà in immagini, magari quando si scrive una sceneggiatura tante cose poi si aggiustano girando il film o addirittura al montaggio, mentre invece quando si scrive un romanzo bisogna stare già attenti a tutti i dettagli, fare in modo che tutto sia scorrevole e che quando alla fine ci sarà la soluzione di questo giallo, tutto torni al proprio posto. Una cosa che mi è piaciuto molto inserire sono stati alcuni indizi, perché spesso quando leggiamo un giallo noi siamo i primi a voler cercare di capire chi è il colpevole o che cosa è successo, e magari non ci riusciamo perché l'autore magari gioca un po' sleale. Per esempio si dice sempre di Agatha Christie, la grande giallista, che giocava in maniera sleale, perché alla fine la soluzione dei suoi romanzi non era mai facilmente intuibile dal lettore, perché mancavano proprio alcuni passaggi per poter capire cosa era successo. Io invece, dentro al romanzo, ho messo tante piccole tracce che, se il lettore vorrà, unendo i puntini come si fa nel giochino della settimana enigmistica, potrà servirsi di queste tracce per arrivare alla soluzione. E alcune persone che lo hanno letto mi hanno detto che ci sono riuscite, o anche se non ci sono riuscite, quando hanno letto il finale hanno fatto riunire tutti questi indizi nella loro memoria e si sono trovate che effettivamente era possibile, volendo, applicandosi un pochino, arrivare alla soluzione. E questa è stata una sfida particolarmente difficile, oltre al fatto di cimentarmi col romanzo, perché bisogna fare molta attenzione a dare sì degli indizi, ma che non siano indizi troppo rivelatori, perché comunque non è bello arrivare alla soluzione già alle prime pagine. È bello magari arrivarci verso la fine. E trovo che mi è piaciuto scrivere questo romanzo, ringrazio Book & Book perché mi hanno coccolato durante tutto il processo di editing. E un'altra osservazione che mi è stata fatta è appunto che il libro praticamente non ha refusi, perché loro sono stati talmente attenti e scrupolosi nel fare l'editing che il libro è praticamente perfetto nella sua edizione. E poi a questa copertina, che a me piace tantissimo, proposta da loro, che in qualche modo ci catapulta già nella storia, perché possiamo immaginare che questa sia la nostra Valentina, o magari Irene, la ragazza scomparsa, e attraverso il suo viso magari già farci coinvolgere in quella che sarà la dimensione del libro, che è una dimensione ironica a volte, soprattutto nella storia di Arrigo Solo, qualche volta molto cruda, molto dura, perché ho cercato di inserire anche riferimenti a violenze, a cose che accadono purtroppo ai giorni nostri nella realtà, soprattutto sulle donne, violenze nei confronti delle donne, e a volte anche un pochino appunto misteriosa, un pochino noir, un pochino volendo anche un po' fantasy. Spero che possa piacere a chi lo leggerà, a me è piaciuto molto scriverlo, ci ho messo 10 mesi, perché nel frattempo comunque mi dedicavo anche ad altro e perché comunque volevo che fosse qualcosa di molto particolare che appunto attraversasse i generi. E mi chiedo, chissà, se può uscirne un film da questo libro, anche se io sono partito col dubbio che potesse essere un buon film, ma mai dire mai.
tutto può essere benissimo. Sicuramente da regista e anche attore, ogni tanto mi ci metto anche nella recitazione, potrebbe piacermi interpretare o dirigere una storia del genere, perché penso, e non solo perché l'ho scritta io, penso che sia una storia molto particolare. E niente, sono molto contento di avervi parlato di questo libro, di potervi aver reso partecipi di questa mia creatura. E spero che il modo in cui l'ho fatto vi abbia aiutato a entrare di più nella storia, perché quello che capita a me quando leggo un libro è che spesso molti personaggi io ho bisogno effettivamente di raffigurarli nella mia mente. E quindi attraverso questo piccolo sistema dei film e dei nomi degli attori spero di avervi aiutato ad entrare in questa piccola narrazione che vi ho fatto. E vi auguro sempre buona lettura.